stanno cercando di fare di avere un po' di libertà per andare a comprare un po' di pane. Siate benevoli, siate attenti, non sono dei delinquenti, non potete fare contravvenzione da 500 euro a una povera vecchietta, come mi è stato indicato. Come si fa la contravvenzione a una povera vecchietta che è uscita di casa? Io lo dico ai miei colleghi, non potete fare queste cose. Attenzione, questi ordini, questi divieti sono illegittimi. Non lo diciamo noi, lo dicono ben 13 giudici della Corte Costituzionale. Sabino Cassese, facciamo i nomi, Marini, Baldassare, hanno detto che sono ordini illegittimi. Allora io dico ai miei colleghi, state attenti, carabinieri e poliziotti, state attenti, perché i verbali li firmate voi i verbali, non lo firma il vostro capitano, non lo firma il vostro generale. Un giorno dovesse succedere qualcosa, ne rispondete con la vostra testa, perché la responsabilità penale è personale, non è che potete dire è stato lui, no, e tu hai firmato il verbale. Quindi prima di firmare il verbale, prima di contestare la sua contravvenzione, volete dire a qualche magistrato, signor magistrato, ma questo, ci sono un sacco di controversie, non si sa se sono legittimi, ma ci vuoi dire se sono legittimi? Una volta che il magistrato dice che sono legittimi, ti metta la coscienza a posto, è fatto. Noi, nonostante tutto, nonostante sappiamo che sono illegittimi questi ordini che mi hanno dato, siamo con la mascherina, vedete i gilet arancioni, tutti con le mascherine a un metro di distanza come prescritto dalla legge, perché noi la legge non la violiamo, sono loro che la violano. Fare impazzire, e poi hanno diagnosticato pure male, sono delle polmonite interstiziali, invece erano delle trombosi polmonari. Non manco ci capite nulla di medicina. E poi questo signor Burioni. Signor Burioni, ma lei chi è? Ma da dove è spuntato lei? Contro l'influenza è una boiata, perché l'influenza ogni anno cambia. Ogni anno cambia l'influenza e il vaccino non serve più per l'anno successivo. Serve per quello che è passato. L'influenza muta. Se poi qualche figlio di buona donna, oltre al cambiamento normale, ci mette pure il suo zampino e far diventare il virus ancora più pericoloso, e allora siamo a cavallo. Ci giocano nei laboratori. Questo non dovrà accadere. Io sono tornato in Italia, l'ho detto a tutti gli amici di Gile Arancioni e lo dico a tutti gli amici che mi stanno ad ascoltare. Noi il 30 maggio scenderemo in tutti i capoluoghi di regione. In tutti i capoluoghi di regione. Mi dicono, ma generale, ma che è venuto a fare? Gli italiani sono pecoroni. Gli italiani sono pecoroni. Non usciranno mai. Perché hanno questa alta considerazione di voi. Sanno che voi abbassate le orecchie e vi prendono a calci in bocca. Io dico, io invece, come diceva Pertini, ho girato tutto il mondo, ma un popolo come il popolo italiano non l'ho mai incontrato da nessuna parte. E Sandro Pertini aveva ragione, un popolo come l'italiano non esiste da nessuna parte. Noi il 30 maggio in tutti i capoluoghi di regione, ma non come le sardine, che sono state prese e buttate in piazza. A noi delle sardine non ce ne frega niente, deve essere il popolo genuino, non condizionato da alcun partito o movimento, che scende in piazza e dice adesso basta, ci avete rotto le scatole, andatevene. Chi ha avuto il coraggio finalmente di reagire e di non subire più queste porcherie, perché sono delle porcherie. Non vi dico le lettere che mi stanno scrivendo tutti i giorni, mamme, genitori, nonni. Oggi si sono uccisi due imprenditori perché in casa non potevano stare. Gente che si impicca, gente che non riesce più a sopportare nulla, perché ricordatevi che il peggior male è il panico e l'angoscia in cui uno è costretto a vivere dentro una casa. Bisogna uscire fuori, certo, con le precauzioni. Ti metti la mascherina e esci fuori, ma no che mi chiudi in casa e non mi fai uscire, bloccando il lavoro, bloccando tutto, approvvigendo 80 milioni di finanziamento a Bill Gates, bloccando tutta la gente in casa, la gente deve camminare, certo, con le precauzioni. È un'influenza un pochettino più contagiosa, siamo un pochettino più attenta,
ma non più di questo. Sono tornato in Italia, mi avete visto, ho mantenuto la parola, mantenete la parola pure voi. Il 30 maggio e il 2 giugno, tutti in piazza, anche con le mascherine, non succede niente. Vi mettete una bella mascherina e facciamo una grande manifestazione per gridare, come hanno gridato l'altro ieri a Roma, libertà, libertà, libertà!